In 5 anni io non ho mai parlato del cerchio, cioè me lo volete dire? Ho guardato tutti i video, no, ho guardato tutti i titoli del mio canale per vedere se per caso l'avessi fatto e non me ne sia accorta o me ne sia dimenticata, invece non ne ho mai parlato. Poiché ultimamente su Instagram mi è stato chiesto di parlare del cerchio magico, eccomi qua. Probabilmente non ne avevo mai parlato perché non lo uso più da anni, ma di questo ne parleremo a fine video, quindi se volete sapere perché non lo uso da anni, arrivate fino alla fine del video. Video, mi raccomando. Ma quando lo usavo amavo tanto creare un cerchio, era così magico. Quindi ho deciso di farci un video per spiegarvi che cos'è un cerchio, a cosa serve un cerchio, come si può fare e cosa è utile sapere. Mettetevi comodi e prima di iniziare con il video vi invito a commentare e quindi ad interagire con me, magari dicendomi se voi fate il cerchio, se voi non lo fate, quale metodo usate. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella per essere aggiornati sempre sui nuovi video. Mettetemi un like sulla fiducia perché ormai mi conoscete, quindi potete andare a fiducia, no? E seguitemi anche su Instagram. Credo che ognuno di noi e di voi, insomma, ognuno abbia sentito parlare del cerchio, anche chi è all'inizio e si sta avvicinando a un percorso magico, chiamiamolo così senza andare troppo nello specifico, ha sentito parlare e nominare il cerchio. E magari tanti di voi sanno che cos'è, a cosa serve, ma ci sono ancora persone che magari hanno un po' di confusione. Quindi cercherò, sempre senza evitare di fare più caos nella testa della gente, di spiegarvi appunto che cos'è il cerchio, come si può fare e che le cose che credo si debbano sapere. Fare un cerchio fa anche un po' tanto atmosfera. Esteticamente è bello racchiudersi in un cerchio, come se lasciassimo un po' tutto il mondo fuori e noi invece siamo salvi e protetti da tutto e da tutti. Non vi nascondo che amo tanto il cerchio magico, anche se, ripeto, non lo uso da tanto, quindi non vi voglio influenzare. Però mi vedrete fare il cerchio, quindi un pochino magari vi influenzo. Però niente, cercherò di essere seria e professional e quindi di non influenzarvi tanto. Il cerchio proprio in sé per tante persone è importante. Quando dobbiamo svolgere un lavoro magico importante, possiamo tracciare un cerchio e bisogna farlo molto accuratamente, perché è come se intorno a noi innalzassimo un tempio, quindi nulla va lasciato al caso. Creare un cerchio intorno a noi o intorno al nostro altare o comunque delimitare uno spazio richiede alcuni accorgimenti. Come prima cosa, bisogna pulire energeticamente lo spazio in cui andrete a creare appunto il cerchio. Sarebbe anche opportuno e anche abbastanza ovvio purificare voi stessi. Anzi, vi consiglio proprio soprattutto prima di ogni rituale, ma farò anche un video sulla purificazione personale. Ricordatemelo nei commenti, scrivetemi dappertutto perché altrimenti lo dimentico. È importante anche cercare di rilassare proprio se stessi, di arrivare a liberare la mente per poter poi focalizzare bene il nostro intento quando saremo lì a fare la nostra pratica magica. È importante anche magari fare un po' di meditazione, imparare anche a portare il respiro in uno stato più normale. Io ora, per esempio, sono super accelerata, sempre quando registro sono super accelerata, non lo so perché. Cercate di rilassarvi in modo da poter essere tranquilli in tutti i sensi per poter poi iniziare il cerchio e la vostra pratica magica, e purificate anche voi stessi, che male non vi fa. Possiamo aprire un cerchio e quindi crearlo all'aperto, al chiuso, sul pavimento, ovviamente però in un posto dove non saremmo disturbati e avremo quindi la tranquillità di operare. Di certo non ci possiamo mettere in piazza con le macchine che passano e sfrecciano a destra e a sinistra e fare questo cerchio, a parte ci piglierebbero per pazzi. Quindi cercate sempre un posto nella vostra casa, nel vostro giardino, in un bosco quando si potrà andare liberamente in giro, un po' riservato in modo da non essere disturbati quando starete poi facendo la vostra pratica. Insomma, starete aprendo il cerchio e poi ritualizzando. Che cosa possiamo usare per creare un cerchio? Pietre, candele, sale, gesso per tracciarlo a terra. Potete usare l'atame o atame, non ho mai saputo come si pronuncia, o anche la bacchetta per dirigere l'energia se avete una buona visualizzazione. Insomma, dovete materialmente creare questo cerchio, ecco, posizionando le candele,
posizionando le pietre, posizionando i rami, come decidete voi con cosa volete crearlo, spargendo il sale, disegnando con gesso bianco perché si vede. L'importante è che se avete bisogno di vederlo, che sia evidente a voi, che riuscite a vederlo, insomma. Soprattutto, quando dovete fare un piccolo rito, se vi va di creare qualcosa intorno a voi, fatelo senza avere paura. Spesso ho detto un sacco di volte: studiate, studiate, studiate. Sì, ma tante cose comunque dovete un po' sperimentarle. Cose semplici, anche per capire un po' come funziona il tutto. E vi renderete conto che tante cose che sembrano irraggiungibili, vi sentirete magari: no, non sarò mai capace. Non è così, perché provate, sbagliate, imparate. Anche così si impara. Io ho fatto un sacco di errori e ad oggi so che certe cose non vanno fatte, certe vanno fatte, certe si fanno così. Sperimentatelo e fatelo anche voi. In genere si crea un cerchio perché? Perché la cosa che sentiamo necessaria è il fatto di proteggerci. Lo creiamo per isolarci, per proteggerci e per delimitare lo spazio in cui andremo ad operare, quindi dove sarà la nostra energia. A seconda del proprio culto, della propria pratica, lo creeremo in un certo modo. Si può creare, per esempio, invocando i guardiani delle torri e ai vari punti cardinali, si può creare invocando gli elementi, oppure semplicemente recitando qualcosa di magico che avete scritto voi, qualche parola da pronunciare che creerete per l'occasione. Per esempio, la butto là. Apro questo cerchio, perché in genere chiudersi in un cerchio è aprire un cerchio. Aprire un cerchio significa formarlo intorno. Comunque potrete dire, per esempio: apro questo cerchio affinché tutta la negatività resti fuori e nel cerchio ci sia solo amore, energia positiva, cose simili, insomma, giusto se volete pronunciare qualcosa, ma non fatela come l'ho detta io, perché l'ho detta pure un po' così. Può anche essere creato un cerchio senza alcun ausilio, quindi semplicemente visualizzandolo. Se non conoscete la visualizzazione, in tanti libri comunque è spiegato il concetto di visualizzazione. In pratica dovete riuscire con la vostra mente a vedere, formare davanti a voi, detto molto terra-terra, molto così, molto alla Luisa, che tutti dicono: tu sei terra-terra. Sì, cerco di parlare come si parla al popolo, no? Insomma, non posso usare termini complicatissimi dove magari mi ascoltano persone che tanti termini non li conoscono. Insomma, dovete visualizzare, per dirvi, avere la capacità di vedere questo obiettino da visita, che è il mio, davanti a voi, anche se non c'è. Quindi potrete usare la visualizzazione per creare questo cerchio, visualizzare questa linea di luce, di quello che volete, che mettete intorno a voi. Troverete nei libri comunque spiegato il concetto di visualizzazione. Sono comunque fondamentali la respirazione e la visualizzazione nella pratica, insomma. Quindi, se per caso volete, io posso anche magari farci un video dove vi spiego che cosa sono e come magari fare pratica e imparare a respirare nella maniera giusta. Non sono un medico, e a visualizzare, insomma. Una volta creato un cerchio, per alcuni bisogna girare 3 volte in senso orario, per altri in senso antiorario, ma c'è chi dice che in senso antiorario si attirano energie negative. Io dico sempre: seguite il vostro istinto. Io lo facevo girando 3 volte in senso orario, ma ripeto, dipende molto dal culto, dal proprio culto e dalla propria pratica. Quando siete nel cerchio, quindi che l'avete chiuso, ricordatevi di mettere tutto dentro, di non lasciarlo fuori, altrimenti non siete chiusi, dovete riaprire e poi richiudere. Ricordatevi di mettere già tutto dentro prima di aprire un cerchio, cioè di chiuderlo. E qualsiasi cosa decidete di fare dentro al cerchio, che sia semplicemente stare lì e rilassarvi, che sia semplicemente una meditazione, che sia una pratica magica, un rito di bando o semplicemente preparare un sacchetto o cose simili, prendetevi anche del tempo per stare lì dentro e riflettere. In alcuni culti è previsto anche il creare una porta che serve per entrare ed uscire dal cerchio. È una cosa che non ho mai concepito, però ve la dico perché, cioè. Comunque, una volta che avete finito tutto quello che dovete fare in questo cerchio, non ve lo posso far vedere praticamente proprio nella pratica, perché ve l'avrei fatto vedere, perché non ho lo spazio necessario. Però immaginate voi al centro con quello che vi serve e che girate a seconda di quello che avete deciso. Se sono candele, potete accendere la candela, la prima, la seconda, la terza, insomma, intorno. Se è sale, lo spargete intorno. Se sono pietre, le posizionate. Io ho sempre fatto quello con le pietre, candele, rametti, mai con gesso. Comunque, una volta finito tutto quello che dovevate fare, o anche semplicemente dovevate stare lì dentro
ringraziare per qualcosa o semplicemente meditare o rilassarvi nel cerchio. Se avete invocato i guardiani delle torri o avete chiamato qualche divinità o avete lavorato con un certo tipo di energia, ringraziate e congedate. Congedate significa potete andare. A questo punto potete quindi chiudere il cerchio. Potete girare 3 volte in senso antiorario, quindi nel senso contrario in cui avete girato. Potete, se è sale, spostare il sale. Se di candele, spegnerete le candele. Insomma, a seconda poi, ripeto, del vostro culto, del metodo che sceglierete, farete di conseguenza. Ma soprattutto, come dico per ogni cosa, il vostro istinto non vi farà sbagliare. Quindi fate come sentite di fare. Per quanto riguarda me, il discorso è un po' complicato, ma provo a spiegarvelo. All'inizio facevo spesso cerchio per qualsiasi cosa, anche semplicemente per stare lì e ringraziare, anche semplicemente per dare un'idea alla mia mente di cacciare e tenere tutto lontano. Poi è arrivato il mio laboratorio, che è una stanza quasi completamente mia, dove mi chiudo, come se fosse una sorta di cerchio, dove mi chiudo e medito, mi rilasso, lavoro. Sia lavorativamente parlando, letteralmente, che a livello magico. E non ho più avuto bisogno di creare un cerchio, anche all'aperto, semplicemente uso la mia testa. A volte gli oggetti mi rendo conto che aiutano ad entrare di più nella parte, passatemi il termine, aiutano di più le persone a focalizzare, a concentrare un'energia, una qualsiasi cosa usando un oggetto. Quindi io non ho voluto dirvi niente all'inizio perché ognuno poi fa quello che vuole, io non ne ho bisogno. Non uso quasi niente, veramente. Uso le candele, uso quello che devo usare nei momenti in cui decido di ritualizzare, ma non apro più il cerchio da un bel po' perché riesco con la mente a visualizzare se ho bisogno di una protezione, di qualcosa, riesco a fare tutto con la mente. Non è che sposto le cose o faccio le cose, cioè non pensate ai film e alle serie TV, nel senso che ho una buona visualizzazione, riesco a proiettare quello che ho nella testa davanti a me. Così sembra cinematografico. No, non intendo questo. Spero che capiate quello che voglio dire, nel senso che non ho bisogno di circondarmi di sale perché con la mia testa, cioè, so che sono protetta, quindi non mi metto il sale intorno. So che se sto facendo pratica nessuno osa entrare. Per questo ho detto molto complicato da spiegare perché potrebbe sembrare una cosa cinematografica, ma alla fine non è così. È che forse qualcuno mi capirà e se trova delle parole adatte, perché con le parole non sono per niente brava, magari me le scrive nei commenti e io dirò: ah, questo volevo dire, l'hai detto molto meglio di me. Detto questo, fatelo come volete, usate quello che volete o non usate niente. Nessuno potrà dirvi questo va bene e questo non va bene. Ovviamente fatelo con cognizione. Arrivate a certe cose dopo una certa maturità mentale, una certa maturità anche proprio di studio, e vedrete che niente poi sarà difficile. Alcune cose restano comunque un po' complicate, però credetemi, è tutto molto semplice. Veramente tante cose sembrano più grandi di quello che sono, ma semplicemente perché non le conosciamo. Per questo io dico sempre: studiate, va bene anche praticare, fare esperienza e tutto, però studiate perché sapete quello che state facendo, come si chiama, come funziona, come reagisce quella cosa. Io penso di fermarmi, tanto non c'è altro da dire, penso. Se c'è altro da aggiungere, scrivete. Ma perché mi guardo là? Perché sto grigio? Io col grigio, cioè il grigio chiaro, manco scuro. Spero di cuore che questo video vi sia stato utile. Se avete altre richieste, scrivetele nei commenti, io cercherò un po' alla volta di evaderle tutte. Spero di avervi fatto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!